Buongiorno, iniziamo la lezione rispondendo al dubbio lecito, legittimo del vostro collega. Dice, ma perché il rotore della macchina sincrona poli lisci è un rotore a cui mancano dei denti? Okay? Abbiamo visto che il rotore della macchina poli lisci ha cave. Ma le cave non sono disposte su tutta la periferia, anzi, vi dirò di più, le cave occupano tra i due terzi della periferia e il 70% della periferia, grosso modo occupano il 70% della periferia. Perché? Sostanzialmente, se vi ricordate, andiamo a vedere com'è fatta la distribuzione di induzione generata da un avvolgimento monofase percorso da corrente. Immaginiamo di mettere le cave e i conduttori in cave. Queste sono le andate e queste sono i ritorni. Distribuzione di forza magnetomotrice concatenata. Ogni volta che trovo una corrente andante, entrante nel piano della lavagna, io avrò una alzata nella distribuzione di forza magnetomotrice. Ok? Ogni volta che trovo una corrente che ritorna, che viene verso di me, troverò una pedata nel diagramma di forza magnetomotrice. Questa è la forza magnetomotrice concatenata. Okay. Per passare dalla forza magnetomotrice all'induzione o al campo H se volete, ma anche all'induzione B, diciamo proporzionale ad H in funzione della coordinata alfa, bisogna estrarre il valore medio, d'accordo? E quindi la forza il diagramma di induzione risultante sarà questo. La prima armonica questa distribuzione, okay, sarà quella che vi ho tratteggiato in verde. Va bene? Ok, supponiamo di aver fatto n gradini, aggiungo l'n più unesimo gradino, ok? La distribuzione di induzione risultante, ristretta alla prima armonica, sarà questa che vi tratteggio in rosso. Ok? Significa dire che abbiamo adoperato del conduttore riempiendo cave, abbiamo aumentato le perdite Joule, abbiamo speso per mettere del rame nelle nuove cave che abbiamo aggiunto e abbiamo ottenuto un innalzamento della induzione massima della prima armonica non eccessivo. Okay? Quindi a fronte di un'ulteriore spesa per energia e per rame, ok? Rame, isolante e così via, lavorazioni, otteniamo un incremento della forza incrementale della forza magnetomotrice. Okay? C'è un altro motivo, quindi diciamo non conviene riempire tutte le cave perché non corrisponde a questa quantità
un incremento sufficiente della sensibile della prima armonica di spazio dell'induzione di eccitazione prodotta dall'eccitazione. Va bene? Questo lo possiamo vedere anche in formule. Adesso diciamo, lo affronteremo anche con un piccolo dettaglio sulle forme. C'è anche un altro motivo, perché io questo spazio che resta libero, questo dente lungo, lo posso utilizzare per alloggiare nel dente lungo delle barre di una gabbia chiuse in cortocircuito da anelli, che è una gabbia analoga a quella che si adopera per le macchine a induzione. Ok? Ed è detta gabbia di smorzamento, perché ha una duplice funzione: una che è quella di far partire la macchina nel caso di connessione rete, due, quella di smorzare determinate oscillazioni che saranno oggetto di una lezione successiva. Ok? Si chiama gabbia di smorzamento ed è una gabbia incompleta. Quindi generalmente si possono usare questi spazi vuoti per disporre all'interno di questi denti lunghi alcune cave che vengono adoperate per costruire una gabbia di square. Va bene? Ora, perché l'incremento di forza magnetomotrice non è eccessivo quando io aggiungo ulteriori pezzi? Perché dovete immaginare che facciamo il campo H, va? H oppure B, ma B. B, che è una funzione di alfa, avrà un'ampiezza che è 4 su pi greco perché devo estrarre la prima armonica, un mezzo perché ne devo prendere il valore medio, mi 0 perché devo passare da gamma da H a B, poi numero di spire in serie di eccitazione per il fattore di avvolgimento di eccitazione diviso, vabbè, se queste sono tutte le spire, diviso P, il numero di coppie volate, per il coseno di P alfa, se alfa è la coordinata fissata rispetto al valore. Ok? Queste cose le sapete meglio di me, e questo lo devo moltiplicare per la corrente IT, che è la corrente che passa nell'eccitazione, I con IT. Va bene? Questa è la corrente che passa nell'eccitazione e questa è l'ampiezza. Ora, praticamente, questo che significa? Che a parte tutte le costanti, questa quantità dipende dal numero di spire in serie e dal fattore di avvolgimento. Ok? Il numero di spire in serie, man mano che aumento di una cava, aumenta di un quesimo, se Q sono il numero di cave polifasiche. Il fattore di avvolgimento, xi con E, viceversa, lo sapete meglio di me, è 1 diviso il numero di cave per pole e per fase dell'eccitazione, moltiplicato per seno di ampiezza del dente mezzi per Q con E diviso il seno di tau mezzi. Ok, questo l'avete fatto, dove tau è uguale a pi greco, a 2 pi greco fratto il numero di cave totali moltiplicato il numero di volte delle coppie totali. Va bene? Quindi che cosa significa? Significa che quanto più aumento il numero di cave per pole e per fase, questo fattore di avvolgimento va giù. Quindi anche se aumento n con E, xi con E va giù perché c'è al denominatore e il fattore di avvolgimento decresce. Decrescendo non c'ho una crescita lineare dell'ampiezza dell'induzione man mano che aumento il numero di cave per polo, ma
ho una crescita men che lineare. Quindi arrivato a un certo punto l'ampiezza della sinusoide di B cresce, ma cresce meno di quanto mi aspetterei se crescesse in modo lineare con le cave. Ok, quindi non c'è un grosso vantaggio ad aumentare il numero di cave per polo e prendersi tutte le cave disponibili, tutto lo spazio disponibile, ma arrivato a un certo punto mi conviene fermarmi per motivi economici. Ci siete? Quello che avevamo detto, diciamo, fisicamente. Bene, oggi poche formule, lezione con poche formule e molti grafici. Ok? Allora, ci sono altri dubbi? Se ci sono altri dubbi, chiedete e ne parliamo. Generalmente all'inizio della lezione io premetto sempre una sessione di chiarimento di dubbi, perché così, diciamo, qualcuno può avere una domanda, può fare una domanda che magari può sorgere anche in un altro momento a qualcun altro. È bene che tutti quanti sentano le risposte. Risolvere. Ok, quello che faremo oggi è adoperare i modelli della macchina sincrona e in particolare del generatore sincrono per ricavarne delle caratteristiche sia nel funzionamento in isola, cioè su rete rete passiva, sia nel funzionamento su rete di potenza prevalente. Sono essenzialmente costruzioni grafiche che prima si facevano perché avevano un valore, perché venivano riportate poi nel controllo della macchina. Oggi si fa tutto al calcolatore. Il controllo della macchina avviene in modo digitale, il controllo dell'eccitazione avviene in modo digitale, quindi non avrebbero più tanto senso. Però secondo me hanno ancora senso, perché hanno uno, un valore didattico, e due, perché quando uno va a mettere qualcosa in un controllore digitale è bene che sappia che cosa gli sta mettendo dentro. Quindi ve le ripresento perché hanno ancora un senso oggi. D'accordo? Allora, iniziamo. Nella lezione di oggi essenzialmente vi proporrò la macchina sincrona funzionante su carico passivo. Che significa macchina sincrona funzionante su carico passivo? Significa che abbiamo un generatore trifase connesso ad un motore primo. Questo generatore trifase è connesso a un carico funzionante all'isola di impedenza Z punto con L. Equilibrato. Abbiamo un avvolgimento di eccitazione, che vi rappresento così, nel quale fluisce una corrente I con E, è alimentato con una corrente I con E. È un caso che nella pratica si incontra quando io sto alimentando un carico ad isola o un gruppo elettrogeno o qualcosa del genere, un carico isolato. Allora, la prima cosa che ci chiediamo sono le curve di quali sono i valori della tensione V ai capi del carico, sempre la tensione stellata, la tensione di massa, la tensione V ai capi del carico, che si ottiene ad E con 0 costante e carico variabile, con cosin phi costante. Quindi abbiamo E con 0 uguale costante in modulo, se volete, okay. E phi uguale costante, okay. Abbiamo un fattore di carico costante.
cosa succede, ci chiediamo, alla tensione ai capi del generatore? In questi casi ci sono delle curve di regolazione che vengono fuori. Allora, come si costruiscono? Beh, queste dipendono fortemente dal tipo di carico che abbiamo. Immaginiamo di partire con un carico ohmico. Allora, costruiamoci il diagramma dei fasori, poi lo riconfiguriamo per quello che ci serve e poi lo utilizziamo per tracciare delle caratteristiche. Allora, il diagramma fasoriale qual è? Risponde sempre all'equazione E con 0 è uguale a V più R per I più J X con S per I. Configurazione circuitale di Bene-Eschenburg, quindi E con 0 è la sola tensione indotta per effetto dell'avvolgimento di eccitazione. Okay? La E con 0, se vi ricordate, risponde ad una caratteristica che è la caratteristica a vuoto e dipende tramite quella caratteristica dalla corrente di eccitazione. Allora, questo diagramma si può rappresentare in termini fasoriali, questa equazione si può rappresentare in termini fasoriali come se c'è una corrente I sfasata di Φ rispetto alla V, avremo una caduta R per I, una caduta sulla reattanza sincrona JX con S per I, e questo qui è con me. Va bene? Ora, se la tensione non è costante, E con 0 è costante in questo caso, abbiamo detto, e variamo la corrente I lasciando Φ sempre costante, cosa succederà? Succederà che la corrente I, l'estremo della corrente I, può variare però soltanto su una retta. Bene. Questo che significa? Significa che questo triangolo, che è costituito dalla somma delle cadute sulla resistenza e sulla reattanza, questo triangolo ha i lati che variano in proporzione, perché dipendono tutte e due dall'ampiezza della corrente, e quindi si modifica facendo in modo che l'estremo della somma dei due vettori resti confinato su una retta. E man mano che aumenta la corrente, questo triangolo è tale che l'estremo resta confinato su una retta. Perché? Perché sono triangoli che hanno un angolo retto e due lati in proporzione, sono triangoli simili, hanno gli stessi angoli e quindi l'estremo viaggia su una retta. Ok? Poi varierà la E con 0, varierà la B. Beh? Allora ci riferiamo a questo diagramma, mettendo però sull'asse delle ascisse la corrente, tanto noi il riferimento lo possiamo scegliere qualsivoglia, e questo è il riferimento di corrente I. Su questo riferimento ci sarà la caduta resistiva R per I. Scusate, la esagero, altrimenti va a finire che nella ripresa non si vede bene. Va bene? A 90 gradi rispetto ad R per I ci sta Jx con S per I, quindi c'è una quantità la cui ampiezza è X con S per I, e chiudiamo questo triangolo che si chiama triangolo fondamentale, il cui angolo teta è l'angolo alla base del triangolo fondamentale. Va bene? A questo R per I dobbiamo sommare la V, ma
se inizialmente tracciamo il diagramma per φ uguale a 0, allora questo è il triangolo fondamentale e quest'angolo alla base è l'angolo θ. A questo punto siamo nelle condizioni φ uguale a 0, carico puramente ohmico, sono tre resistenze, significa dire che corrente e tensione sono parallele. Quindi a questo punto io posso tirare la retta dove presuppongo che sia l'estremo del vettore tensione ai morsetti. Quale sarà l'effettiva, quello che mi chiedo è quale sarà la tensione ai morsetti data una determinata e con 0, cioè con e con 0 uguale costante. Allora, cosa, come faccio? Beh, a partire dal punto O mi traccio una circonferenza, questa circonferenza di raggio e con 0. Va bene? Questa circonferenza di raggio e con 0. Su questa circonferenza dovrà per forza cadere l'estremo del vettore con 0, ma l'estremo del vettore con 0 va a coincidere con l'estremo del vettore V. E quindi per ogni valore di corrente il vettore E con 0, il vettore V, scusatemi, sarà quello che vi sto tracciando, che sarà l'incrocio tra il vettore E con 0, ok? Che sicuramente, il cui estremo sicuramente dovrà cadere su questa circonferenza, e V a questo punto sarà, avrà l'estremo coincidente con quello del vettore con 0. Okay, quindi V dovrà giacere su questa retta e avere la proprietà di chiudere il diagramma delle tensioni. Ora, non vi spaventate, abbiamo messo prima il triangolo fondamentale, poi ci abbiamo collocato di seguito la tensione V e poi abbiamo chiuso con E con 0. È semplicemente uno spostamento di addendi. Proprietà commutativa vale anche sui numeri complessi e sui vettori, quindi sostanzialmente abbiamo commutato l'ordine, ma il diagramma rimane lo stesso, il senso del diagramma rimane lo stesso. A questo punto che succede? Aumentando la corrente, se aumento la corrente, abbiamo detto, i due lati del triangolo fondamentale rimangono proporzionali a quelli di prima e il vertice del triangolo, il vertice superiore, resta su una retta che io adesso vi vado a tracciare. Ok? E quindi il nuovo vettore V sarà quello che vi indico di seguito. Aumentando ancora avrò un nuovo vettore V. Ok? Cosa stiamo facendo in questa operazione? In questa operazione noi stiamo aumentando la corrente, significa che stiamo riducendo l'impedenza, stiamo riducendo la resistenza che mettiamo come carico. Ok? Stiamo progressivamente riducendo la resistenza, stiamo riducendo la resistenza, la corrente diventa, se è sempre proporzionale, okay, ai due lati, a un certo punto ci troveremo che la tensione ai morsetti diventa sempre più piccola fino a annullarsi nel punto P. A cosa corrisponderà questo punto? Questo punto P corrisponde al punto in cui la resistenza è nulla, cioè è la condizione di cortocircuito. La corrente riportata qui è la corrente di cortocircuito. Questo punto mi rappresenta il cortocircuito. Cosa succede in cortocircuito? Va bene? Ok. Se prendiamo e riportiamo le lunghezze di questi vettori su un diagramma V in funzione della corrente di statore, di armatura, se volete, di indotto I, cosa troviamo? Troviamo che per corrente nulla
sarà anche il punto a corrente nulla. Il punto a corrente nulla è quello in cui il triangolo fondamentale si riduce a un punto. Quindi la V sarà pari a D con 0. Okay, non ci sembra, ma sta su un diametro perché questo è il centro della circonferenza. Quindi partiamo dal punto E con 0. Okay. Dopodiché V decresce, anche se qui non sembra perché ho sbagliato a scrivere, okay, la circonferenza dovrebbe essere tracciata un po' più così. V decresce e decresce fino ad annullarsi quando la corrente è corrente di cortocircuito. Okay. Bene. A questo punto vediamo cosa succede quando cambio il carico. Carico, per esempio, ohmico induttivo. Va bene? Carico ohmico induttivo, ridisegno il grafico lasciando però quello che resta costante. Ok, allora nel carico ohmico induttivo la tensione V è sfasata in anticipo rispetto alla corrente I di un certo angolo φ dell'angolo. A questo punto la tensione V in un determinato punto di funzionamento caratterizzato dalla corrente I, la tensione V sarà quest'altra. Per corrente nulla la tensione V sarà sempre uguale a D con 0 perché è sempre il raggio della circonferenza, e man mano che riduco il valore dell'impedenza si riduce anche la lunghezza del vettore, e di conseguenza per tutti i carichi ohmico induttivi le caratteristiche saranno come questa rossa che vi sto tratteggiando. Quindi siamo partiti da φ uguale 0, con φ crescente andiamo in questa direzione qui. Beh, ora di questi carichi ohmico induttivi ce n'è uno particolare, cioè che si ha quando φ è esattamente uguale a teta, cioè l'angolo del triangolo fondamentale. Che vuol dire φ uguale a teta? Vuol dire che lo sfasamento tra la corrente che resta in ritardo e la tensione V è pari a teta. Significa che la tensione V è questo vettore che vi sto tracciando in bianco. Ok? E giace tutto quanto sulla semiretta che è l'ipotenusa del triangolo fondamentale, che è il prolungamento dell'ipotenusa del triangolo fondamentale. Man mano che aumenta la corrente, ok? Man mano che aumenta la corrente, questa quantità V diminuisce, ma essendo su una retta in cui l'ipotenusa cresce linearmente con la corrente, praticamente la sua ampiezza, l'ampiezza di V, anch'essa decresce linearmente, e quindi mi troverò un diagramma che è un diagramma lineare. Questo si ha quando φ è uguale all'angolo teta, dove teta è l'angolo del triangolo, l'angolo alla base del triangolo fondamentale. Ok, tutti i carichi ohmico induttivi sono contenuti
in questo spazio tra φ uguale a 0 e φ uguale a t. Gli altri, diciamo, quando aumento comunque rimane confinato qua dentro. Un caso molto molto particolare è quando l'impedenza diventa capacitiva. Quando sto alimentando un carico ohmico capacitivo. Allora, in questo caso, carico ohmico capacitivo, a parità di tutto, rifacciamo il cerchio. Aspettate che in questo caso la bontà del disegno è molto importante. Allora, nel caso ohmico capacitivo, la tensione anticipa rispetto alla corrente anticipa rispetto alla tensione. E quindi siamo, ok, in queste condizioni in cui la tensione V è il vettore che mi sto disegnando. Ok? Questo che significa? Che a corrente nulla la tensione V è pari alla E con zero. Si vede molto chiaramente che aumentando la corrente di armatura la tensione V aumenta oltre il valore di E con zero. La tensione ai capi del generatore, aumentando la corrente, va ad aumentare al di sopra del valore di tensione E con zero, tensione indotta dalla presenza del solo avvolgimento di eccitazione. Ok? Quindi aumento, a un certo punto mi trovo in queste condizioni. Ve lo segno in verde perché questo è un punto importante. Allora, in questo punto che succede? Succede che la corrente è pari alla corrente di cortocircuito, perché diciamo l'asse delle correnti è la proiezione sull'asse delle ascisse, ma c'è ancora tensione ai morsetti. Significa l'impedenza ancora non è nulla, non siamo nelle condizioni di cortocircuito, siamo in un punto in cui la tensione è la tensione di cortocircuito ma l'impedenza ancora non si è annullata. Quindi passiamo per il punto a corrente di cortocircuito, ci passiamo con una tensione non nulla, scusatemi, ho fatto una doppia linea. Va bene? Questo che significa? Significa che io posso continuare ancora a ridurre l'impedenza. Ma se riduco l'impedenza, la tensione deve sempre rimanere parallela a questa direzione che mi dà il φ. Se riduco l'impedenza con φ costante, rimango sempre in questa condizione qua. Quindi l'estremo si sposta sempre sulla circonferenza e la corrente, come potete ben vedere, mi va a finire a valori superiori alla corrente di cortocircuito, perché siamo su valori superiori alla corrente di cortocircuito. Significa che su questo diagramma di regolazione ci stiamo spostando in questa direzione qua. Fino a che punto? Beh, fino a che il vettore di tensione non diventa tangente alla circonferenza. Ok? In questo caso, scusatemi, la tensione si riduce finché il vettore non diventa tangente alla circonferenza. Quando è diventato tangente alla circonferenza, ritorna indietro, ripercorrendo la stessa strada. Ok? Ritorna indietro e ritorna alla corrente di cortocircuito. Attenzione, questa volta attenzione. Quindi l'estremo percorre questa linea, ok, e poi
verso la corrente di cortocircuito, mentre l'ampiezza va di così e ritorna, supera e poi riscende. Ok? Quindi questo che significa? Significa che quando il carico è capacitivo e abbiamo un generatore, possiamo addirittura andare a superare la tensione E con zero. Un po' quello che si verifica sulle linee elettriche, diciamo, e la reattanza capacitiva può andare a compensare la reattanza induttiva interna del generatore e quindi aiuta la sovraelevazione di tensione. Queste sono curve che si verificano quando io, per esempio, queste sono curve a eccitazione costante. Se varia l'eccitazione con zero, posso ridisegnare tutto il diagramma. Okay? Faccio un altro raggio al cerchio e ridisegno il diagramma. Quindi ogni valore dell'eccitazione potrà avere un diagramma di questo. Ovviamente questo è obbligato nelle macchine a magnete permanente. Se ho un generatore sincrono a magnete permanente, l'eccitazione è fissa perché io non posso andare a cambiare il magnete. Ok? L'eccitazione è fissa e quindi questo è il diagramma del BNFL. Bene? Ok. Fatto questo, passiamo a diverse curve, a una curva diversa di regolazione. Ok. Questa nuova costruzione grafica riguarda sempre il generatore su rete di potenza passiva. Questa volta il nostro intento è diverso. Vogliamo regolare l'eccitazione per mantenere la tensione ai morsetti costante. Ok? Quindi vogliamo una V costante. Va bene? A questo punto nel nostro diagramma fasoriale che discende, vi ricordo, sempre da questa equazione, ce lo andiamo a scrivere con un diverso ordine dei fasori. Ok? Partiamo dalla V, questa V deve restare costante, la corrente I è sfasata di un angolo φ rispetto a V, abbiamo il triangolo fondamentale che ormai conosciamo bene, RI ed X con S per I e JX con S per I, e lo chiudiamo con il vettore E con zero. Ci chiediamo adesso cosa succede se phi è uguale costante, cioè abbiamo sempre lo stesso carico all'asse e variamo sostanzialmente la resistenza e l'induttanza insieme di uno stesso valore in proporzione. A questo punto, se φ è costante, ci chiediamo quale deve essere E con 0 per lasciare V costante ai morsetti. Va bene? Se uno ci pensa bene, quelle curve di regolazione che noi avremo non sono solo relative al caso in cui il generatore sincrono alimenta una rete passiva fatta in questa maniera, ma sono anche riferibili al caso in cui io, generatore, sono attaccato a una rete di potenza prevalente, tensione costante, e voglio sapere qual è l'eccitazione che devo imprimere alla macchina per poter generare una corrente con questo fattore di potenza. Quindi quelle curve di regolazione che adesso vediamo sono sia curve di regolazione che si adattano a macchine su rete passiva, ma sono anche, e per me ancora più significativamente,
curve che riguardano le macchine collegate sulla rete di potenza prevalente in cui la tensione è costante e io voglio sapere, voglio generare corrente con un determinato quotient phi, quanto deve essere, voglio generare una determinata potenza reattiva, voglio sapere quanta deve essere l'eccitazione. Okay? Queste curve si chiamano curve di regolazione. Allora, cosa succede? Cosa dobbiamo andare a fare? Prendiamo un determinato phi, qua ci dovremmo tracciare due grafici perché mi serve un po' di spazio. Allora, prendiamo un determinato phi e ci riportiamo la corrente di armatura in ascissa, così come siamo abituati a fare. Questa volta ci riportiamo sull'ordinata la E con 0. Beh. Allora, quando cosa succede? Succede che se phi rimane costante e la corrente I varia, il triangolo fondamentale resta equivalente a quello dato, ok? Simile a quello di partenza. Ok, quindi se aumenta la corrente, cosa succede? Il vettore, l'estremo del vettore I si sposta sempre su, rimanendo sempre su una retta. Il triangolo fondamentale si sposta in maniera tale che l'ipotenusa cada sempre sulla stessa retta e il vettore, l'estremo del vettore E con 0 rimane agganciato, ok, all'ipotenusa del triangolo fondamentale. Allora, cosa succede? Succede che quando la corrente è nulla, l'abbiamo già visto ieri, quando la corrente è nulla E con 0 è pari a V, ok? Si vede subito di qui. Quando la corrente è nulla, l'estremo del vettore con 0, man mano che riduco la corrente, si sposta sempre più verso l'estremo di V, ok? Quindi partiamo dal vettore, dal valore V. Dopodiché, quando aumenta la corrente, E con 0 aumenta. A questo punto noi non è che vogliamo sapere quanto vale E con 0, ci serve a poco, perché noi su E con 0 non abbiamo grossa discrezionalità. Quello che possiamo variare effettivamente è la corrente che passa nell'eccitazione, quindi dobbiamo andarci a ricavare quanto vale questa corrente. Come faccio? Mi riporto dall'altro lato il diagramma a vuoto della macchina sincrona, la caratteristica a vuoto di tensione a vuoto della macchina sincrona. Quindi entro con un determinato valore di E con 0 di tensione V, ricavo il valore della corrente I con E, corrente di eccitazione, questo valore lo riporto sulla caratteristica qui e mi traccio il primo punto. Dopodiché faccio questo per tutti i punti della caratteristica a partire da un determinato valore della corrente di armatura. Bene. E mi traccio la caratteristica di regolazione. Questa caratteristica cosa mi dà? Mi dà la corrente di eccitazione in funzione della corrente di armatura a cosen phi costante. Quando il fattore di carico è costante, scusate, quando il fattore di potenza è costante, mi dà la caratteristica corrente di eccitazione in funzione della corrente di armatura. Quella che serve
a mantenere una tensione Morsetti costante e pari a questo valore B. Questo qua invece in bianco mi dà la E con 0 come funzione della corrente di armatura, quella che serve a mantenere la tensione costante ai Morsetti. Questa è la caratteristica di regolazione e si può tracciare per tutti i valori di F. Anche qui ce ne sarà una del genere, una lineare. Qual è? È quella in cui, ancora una volta, φ uguale a teta. Perché per φ uguale a teta, guardate che diventa il diagramma, ok? E quindi l'estremo del vettore E con 0 sarà su questa retta qui, e quindi questa caratteristica parte sempre da E con 0 uguale a V e avrà un andamento lineare, ma non altrettanto lineare sarà la I con E funzione di I, perché quando vado a ribaltare questa caratteristica sulla caratteristica di con 0, quella non è lineare e quindi non lo sarà nemmeno l'andamento della corrente di eccitazione. Bene, questa è per fi uguale a te. Ci siete? Queste si chiamano caratteristiche di regolazione. Terza e ultima costruzione grafica si chiama diagramma di ipotia. Ci siete? Avete bisogno di tempo per copiarvi lo schema della lavagna? No? Il diagramma di Potier fa riferimento al circuito equivalente della macchina non più secondo Penn-Eschenburg ma secondo Potier. Cosa cambia? Dal punto di vista della formula che andremo ad usare, praticamente nulla. La E con 0 diventa una E, la x con s in realtà è la x con sigma, è soltanto la reattanza di dispersione. Ma dietro questa semplice passaggio matematico c'è una cosa molto importante, cioè quali sono i campi che agiscono all'interno della macchina. I campi che agiscono all'interno della macchina sono il campo di eccitazione e il campo di armatura, altresì detto reazione di indotto. Ok? Quindi il campo di eccitazione e la reazione di indotto agiscono entrambi sullo stesso circuito magnetico. Tant'è che quando abbiamo costruito il circuito equivalente a partire dal circuito equivalente della macchina a induzione, tutti e due erano moltiplicati per n con n, sia la corrente di eccitazione che la corrente di armatura. A questo punto che cosa significa? Significa che non agendo su due circuiti diversi, i loro effetti possono essere sommati all'interno dello stesso circuito magnetico. Cioè, il circuito magnetico va in saturazione non solo per effetto della E con 0 prodotta dai magneti o dall'eccitazione, ma va in saturazione perché c'è l'effetto combinato della forza magnetomotrice di armatura e della forza magnetomotrice di induttore, ok? Di eccitazione. E questi due effetti vanno portati insieme
nel diagramma che ne indica la saturazione. Ok? Quindi sapere quant'è l'ampiezza di E significa quant'è, sapere quant'è la somma delle ampiezze dei due campi componenti o dei due flussi componenti, quello di eccitazione e quello di armatura. Questi due campi e questi due flussi si esplicano sullo stesso circuito magnetico che va in saturazione per l'effetto combinato di tutti e due. Ok? Quindi scriversi il circuito secondo Potier o secondo Benesheimer significa portare in conto due effetti diversi. Secondo Benesheimer, grosso modo, la X con S è una quantità costante. Secondo Potier, viceversa, invece, è una quantità che varia insieme alla variazione di tutte le caratteristiche del circuito magnetico. A questo punto, costruiamoci il diagramma di Potier. Costruendoci il diagramma fasoriale di questa quantità qui e ce lo iniziamo a costruire. Il diagramma di Potier si costruisce per una condizione di carico puramente ohmico. Si costruisce il diagramma di Potier con il triangolo di Potier in una condizione di carico puramente ohmico e lo si utilizza poi per tutte le condizioni di carico. Bene. Quindi lo iniziamo a costruire in condizioni di carico puramente ohmico. Puramente induttivo. Induttanza pura. Va bene? Ok, allora, se vi ricordate, io vi avevo fatto anche una confronto circuitale tra il circuito equivalente nel caso Potier e il circuito equivalente nel caso Benesheimer. Se vi ricordate, il circuito equivalente di Benesheimer era questo. Ok? E questa è la reattanza, diciamo, di mutua. Questa qui è la reattanza di dispersione. Ok, se io arresto il circuito in questa posizione qua, ho la tensione che, diciamo, viene impressa sia per effetto della corrente di armatura che passa nella mutua, sia per effetto della tensione, diciamo, del flusso di eccitazione. Questo è analogo, questa tensione, se ci pensate, a quello che succede nella macchina di induzione, dove sia la corrente di rotore che quella di statore passano nella stessa reattanza di mutua e la saturano tutte e due insieme, contribuiscono a saturare la protezione. Questa quantità qui è quella che negli esercizi dovrete calcolare, alla quale dovrete riferirvi quando volete considerare le perdite della macchina, le perdite del ferro, perché le perdite del ferro sono riconducibili alla somma dei flussi di mutua, ok? Al flusso di mutua, che è somma del flusso di eccitazione più di armatura. Quindi quando vado a calcolarmi le perdite, è questo il termine che comanda le perdite nel ferro. Ok, allora, costruzione del diagramma. Partiamo da una certa quantità E con zero. Il disegno parte da E con 0. E con 0 deve essere la somma di V più RI più JX con sigma 0. Siamo nel caso ohmico induttivo, anzi nel caso puramente induttivo, scusate. Caso puramente induttivo, scusatemi, parto più che da E con 0, parto proprio da V. Ok?
La corrente I abbiamo detto che è a 90 gradi con B e questa è la corrente di armatura. R per I è un piccolo tratto che sta qui e Jx con S per I sta a 90 gradi rispetto Jx con sigma per I sta a 90 gradi rispetto a R per I. La tensione è risultante è quella che vi ho rappresentato. Se ad E sommo la Jx con M per I vado a trovare la E con 0. Va bene? Quindi ciò E con 0 e V. Allora, lo scopo di questo diagramma è quello di trovarmi l'andamento della tensione V ai capi del generatore al variare della corrente di eccitazione. Beh, come faccio? Allora, dunque, considero per questo motivo sempre il diagramma di E con 0. Scusate, lo devo alzare un po' perché ho fatto questa E con 0 molto alta. Ok, l'andamento della E con 0 in funzione della corrente di eccitazione. Ok, allora, se io prendo l'ampiezza di questo vettore e lo riporto sul diagramma, ho una ricca corrente di eccitazione, quella che a vuoto mi fa sorgere la tensione E con 0 nel AVG. Ok? Se depuro la E con 0 della X con S per I, mi trovo un'altra corrente. Ok? La corrente corrispondente ad E. Allora, cosa sarà questa corrente, diciamo I con T, che ho trovato? Non mi trovate con il diagramma, ve lo ritraccio? Se ci sono problemi, ditemi. Ok, allora, cosa sarà questa corrente I con T? Questa I con T sarà quella corrente equivalente che, applicata al circuito magnetico della macchina, mi sostiene la tensione E. Ok? E quindi sarà quella corrente che è somma della corrente di eccitazione e della corrente di armatura riportata all'eccitazione. Somma vettoriale. Ok? Ok? È una corrente che dà conto della forza magnetomotrice complessiva che sta al trafego, cioè quella sostenuta sia dalla corrente di eccitazione che dalla corrente di armatura. Ok? Poi, diciamo, ci dilunghiamo sui fattori di riporto, poi ci pensiamo. Ok? Questa qui è quindi quella. Se io mettessi nel circuito magnetico la sola E con 0, la sola, scusatemi, I con T, e la macchina stesse funzionando a vuoto, avrei una tensione E con 0 pari alla E, che invece ho sotto carico quando c'è anche la corrente di armatura.
perché, se vi ricordate, abbiamo già detto, l'effetto della corrente di armatura con carico puramente induttivo è smagnetizzante. Perché? Perché il flusso di eccitazione sta a 90 gradi psico ne, sta a 90 gradi rispetto alla E e quindi anche alla E con 0. Ok, quindi psico ne è in opposizione di fase rispetto alla corrente I, grosso modo. E più in opposizione di fase, quanto più R per I è piccolo e trascurabile rispetto agli altri contributi. Allora, considerando che psi con E è proporzionale ad I con E, bene? Quindi questa è la corrente di eccitazione che dà luogo alla tensione a vuoto I con 0, questa è la corrente di armatura, possiamo vedere quale sarà la somma delle due correnti. La somma algebrica delle due correnti sarà un vettore è molto deforme e non vorrei che capitasse proprio nella mezzuglia. Questo vettore che vi ho tracciato in blu è la somma delle due correnti. Attenzione, le devo riportare però allo stesso elemento di macchina, quindi le riporto all'eccitazione. Okay? Le sto riportando tutte e due all'eccitazione, altrimenti non le potrei sommare perché avrei delle ampiezze che dipendono dai coefficienti che non sono nello stesso riferimento. Ok, quindi questa qui in blu è la I con T che ho segnato lì. Ora, se siamo in condizione di se fossero questi elementi perfettamente a 90 gradi, a 180 gradi, che avrei? Avrei da un lato la corrente di eccitazione, dall'altro lato la corrente di armatura riferita all'eccitazione e da questo lato qui la loro differenza. Ok? Non è proprio così, perché diciamo c'è un poco di array e il mio diagramma non è perfetto, però diciamo avrei questa condizione. Quindi questa condizione che mi dice? Mi dice che scusate, questa I con E meno I secondo è uguale ad I con T. Significa dire che I con E meno I con T è uguale alla corrente di armatura riportata all'eccitazione. Quindi in questo diagramma che ho segnato, la corrente di armatura quale sarà? La corrente di armatura non è altro che la differenza tra I con E ed I con T. I con T è la corrente responsabile della forza magnetomotrice, con una corrente equivalente che sostiene la forza magnetomotrice complessiva al trafero. La differenza è I secondo, che è la corrente di armatura. Va bene? Ok. Allora, cosa faccio? Vado in questo punto qui, scendo di un'ordinata pari ad X con sigma per I, riporto la corrente di armatura riferita all'eccitazione e mi costruisco questo triangolo blu che si chiama il triangolo di Potier. Questa tensione che trovo in questo punto qui non è altro che l'ampiezza di V. Quindi questa è l'ampiezza di V. Quindi ho ricavato, con una costruzione in cui sono andato a prendere, parto dall'eccitazione, trovo un punto, tolgo la reattanza di mutua, la caduta sulla reattanza di mutua, trovo la E corrispondente alla somma delle due forze magnetomotrici, scendo di un'ordinata pari alla
reattanza di dispersione, la caduta sulla reattanza di dispersione, risalgo per la corrente di armatura, trovo questo punto P. Questo punto P che cos'è? Ho trovato B. Okay? Questa è la tensione ai capi dei morsetti di quella macchina sul carico induttivo quando applico una tensione con zero, ossia una corrente di conetto. Se lo rifaccio variando la reattanza in maniera tale da contenere, da conservare, variando reattanza e le correnti di eccitazione in maniera tale da conservare sempre corrente di armatura costante, cosa succede? Succede che questo triangolo si sposta parallelamente a se stesso, ma questo lato e questo cateto rimangono sempre tutti e due uguali a se stessi, perché questa è la corrente che lascio costante, questa è la caduta che rimane costante perché la corrente è costante e la reattanza di dispersione non cambia, e mi ricostruisco un altro punto P. Sposto questa caratteristica e mi traccio la caratteristica di regolazione, che è l'andamento della tensione ai capi del carico puramente induttivo al variare della corrente di eccitazione. Questo diagramma come si utilizza? Entro con la corrente di eccitazione, molto semplice, trovo la tensione ai capi del carico. Bene. L'ultimo triangolo di Podier che posso costruire è quello che si appoggia in questo punto qui. Che cos'è questo triangolo di Podier? È quello che si ha quando ai capi del carico la V è nulla. Bene. Quando ai capi del carico la V è nulla, la corrente, quale sarà? La corrente di armatura sarà la corrente di cortocircuito. Quindi questo valore di corrente di armatura, abbiamo detto la corrente di armatura è la differenza tra il valore della corrente di eccitazione e il valore della corrente totale, ma questa è nulla perché si annullano perfettamente. In quella condizione la forza magnetomotrice di eccitazione e la forza magnetomotrice di armatura sono uguali e opposte e si annullano l'una con l'altra, è proprio la smagnetizzazione perfetta, quello che non devi mai realizzare quando c'hai magneti permanenti. Ok, questa lunghezza qui è la corrente di armatura. La corrente di armatura è in condizioni di cortocircuito, corrispondente a questo valore della corrente di eccitazione. Se vogliamo proprio aggiungere un dettaglio che io vi dico, però poi se su questa caratteristica riportiamo anche la caratteristica di corrente di cortocircuito, che è la caratteristica che abbiamo trovato la volta scorsa, questa caratteristica è grosso modo lineare perché la corrente di cortocircuito ha un effetto smagnetizzante così come il carico puramente induttivo, e quindi avendo effetto smagnetizzante lavora su un circuito magnetico sempre scarico, okay, che non satura mai. Questa è la corrente di cortocircuito, la caratteristica di corrente di cortocircuito. Questa qui sarà corrente di cortocircuito in funzione della corrente di conetto. Okay. In funzione della corrente di conetto. Per cui questo angolo qua, la tangente di questo angolo, è il rapporto tra la corrente di cortocircuito e la corrente di eccitazione. Okay. Questo angolo qui, la tangente di quest'angolo, sarà il rapporto tra la corrente di cortocircuito e la corrente di eccitazione. Che poi è la corrente di armatura in questo punto qui. Quindi questo ci consente di ritrovare quella scala che ci consente di ripassare la corrente di armatura nella